Beresi, quindi benvenuti in questo nuovo video. Siamo qua in questo video per andare a parlare un po' di due notizie ufficiali in casa regina e due notizie che lasciano un po' perplesso, soprattutto una. E partiamo subito da qui. Perché ufficiale Mangiarano rescinde il contratto con la regina. Mangiarano che ha affermato che quello che doveva fare Reggio lo ha fatto, quindi per questo motivo lascia la regina, ovviamente con il completo accordo da parte della presidenza e di Gallo specifico, però. È un addio che vabbè, ci può stare, un Mangiarano che comunque ha fatto il suo in questi ultimi, queste ultime settimane, ha dato un apporto, cioè in realtà comunque il ruolo di direttore generale è abbastanza difficile da comprendere se non si è all'interno della società, quindi onestamente non vado a criticare la decisione, perché comunque cioè, io come posso da esterno valutare il lavoro di un direttore generale? È ovvio che lo deve fare chi è all'interno della società. Detto questo, però, quello che vado a criticare è le scelte prese nell'ultimo periodo, perché veramente ogni 6 mesi cambiano figura a livello dirigenziale e prima cambia il team manager, e prima Tempestilli arriva l'anno scorso, faremo bene, direttore generale, responsabile del settore giovanile, poi a febbraio lascia o comunque anche prima, giù di lì, verso comunque pieno inverno, arriva Mangiarano, dopo 6 mesi lascia, adesso. Probabilmente il ruolo di direttore generale verrà affidato a De Lillo, che attualmente è il general manager della regina, quindi De Lillo potrebbe ricoprire anche il ruolo di direttore generale. Diciamo che sono comunque questi anni di Gallo in cui praticamente ogni 6 mesi si cambiano figure dirigenziali, quindi ci sono evidentemente dei problemi, perché se si arriva a una rescissione e se si arriva comunque anche a uno stesso Tempestile che si è sfogato, comunque di differenze di vedute. Comunque mi ricordo che Tempestilli se ne andò non bene, Mangiarano sicuramente se n'è andato comunque con dichiarazioni anche più tranquille, più pacate, mentre Tempestilli aveva sparato veramente non a zero, ma aveva sparato comunque sul lavoro del presidente tutto, comunque cioè, facendoci capire che sicuramente in questo momento ci sono comunque dei piccoli problemi, diciamo, perché ripeto. Nonostante il lavoro di Gallo sia un lavoro importante, ha fatto veramente molto bene a Reggio, ha svoltato comunque la regina dopo tanti anni di Serie C, riportandoci in B, riportandoci ad essere una realtà comunque importante nel campionato. Però ogni 6 mesi cambia direttore generale vuol dire che c'è un problema. E questo problema qual è? Barra chi è? Non lo so. Alla fine comunque la regina si è trovata, diciamo, un bivio, scegliere tra Mangiarano e Taibi e il presidente Gallo ha deciso di rinnovare a Taibi. Quindi Taibi che, quindi per quanto riguarda la questione Mangiarano, chiudiamola qui, ripeto, onestamente qualche problemino deve esserci perché non è possibile che comunque si decida di puntare su una figura a livello dirigenziale e poi silurarla dopo 6 mesi. Quindi qualche cosa deve esserci o dalla parte di Gallo, dalla parte chi o comunque sono sbagliati i profili su cui è andato, ma qualche problema comunque deve esserci per forza. Fatto sta che, come dicevo prima, però la società decide per il rinnovo di Taibi. Taibi che quindi rinnova fino al 2024, quindi 3 anni di contratto per lui. Taibi che aveva un contratto in essere fino al 2022 e quindi diciamo che, come dicevo prima, al bivio se rinnovare Taibi che è in scadenza nel 2022 oppure Mangiarano che era sempre in scadenza nel 2022, il presidente ha deciso per rinnovare Taibi che comunque negli ultimi anni sicuramente ha fatto un lavoro abbastanza importante e secondo me questo di calciomercato almeno a bocce ferme, se vogliamo dire così, prima comunque del termine della stagione è stato un mercato positivo, il migliore delle calabresi secondo me, ne abbiamo parlato ampiamente, quindi sono contento comunque dei suoi no perché è un direttore sportivo comunque importante su cui si può costruire comunque tanto in futuro sperando di poter comunque vedere anche lui che opera in Serie A, vedendo ovviamente la regina in Serie A, sono contento comunque del suo rinnovo, al tempo stesso non posso che non farmi domande per la questione Mangiarano, però ripeto, parlando di Taibi sono assolutamente contento, ho sempre fatto comunque dei calciomercati onestamente positivi con diverse scommesse vinte, vari follow show, ma tante altre scommesse comunque vinte e soprattutto vabbè, forse i principali, anche lui comunque. I suoi cartoni li ha presi perché vari fatti, vari comunque over presi negli ultimi anni si sono rivelati comunque poi poco utili alla causa. Lo stesso Menez molto molto incostante, quindi diciamo che le sue cantonate le ha prese anche lui, però
onestamente ha fatto sempre un lavoro importante e il rinnovo lui lo merita. Poteva meritarlo anche Mangialano, alla fine è stato deciso così, va benissimo. Quindi non è che vado a criticare troppo quell'aspetto lì, vado a criticare cioè vorrei capire comunque il perché ci sono così tanti addii in giro comunque di pochi mesi. Questo è un po' il discorso. Comunque, ripeto, mi reputo contento del rinnovo di Taibi, che comunque è sempre fatto bene, o comunque è sempre fatto abbastanza bene da quando è a Reggio, e quindi onestamente sono contento, anche perché conosce l'ambiente, sono contento comunque del suo rinnovo, sperando che possa comunque stare a Reggio il più possibile, e chissà magari anche in categoria superiore. A questo punto mi fermo, ci vediamo con un prossimo video. Ciao ragazzi!